Benvenuto al Pordenone, partiamo dalle basi. Come si pronuncia il tuo cognome? Allora, grazie. Prima di tutto, allora, Edgaras Dubickas. Adesso lo impareremo, speriamo che venga urlato allo stadio dai tifosi. Cosa ti ha convinto a vestire la maglia nero-verde? Allora, mi ha convinto è il progetto del Pordenone, che è la società molto ambiziosa e come io, quindi guardo sempre in alto e voglio dare il mio massimo e quindi la società vedo pure uguale, che dà il massimo e vorrei arrivare in alto. E appunto la società ha dimostrato di credere molto in te, ti ha fatto firmare un contratto di 4 anni, quindi insomma il nero verde lo vestirai oggi, lo vestirai domani, quindi inizio di un nuovo percorso. Sì, per quello sono molto contento e niente, cioè, la società crede in me e per me è molto importante, quindi mi dà la fiducia e penso di far vedere tutto in campo. Quali sono le tue caratteristiche principali? Allora, sinceramente non mi piace parlare di me stesso, quindi cioè, lascio parlare ad altri, però vi posso garantire che darò il mio massimo e lotterò per ogni pallone. Quanto importante è stata invece la scorsa stagione? Facciamo parlare i numeri, hai raggiunto la doppia cifra, insomma è stato un salto di qualità. Sì, no, è stata molto importante perché ho avuto un anno, cioè, un anno pieno, cioè, ho giocato, ho avuto continuità, quindi per me era molto importante. Quindi poi sono arrivato in doppia cifra, quindi per attaccante è molto, cioè molto importante. Sarebbe bello ripetere questa doppia cifra. Certo. La tua carriera è legata molto all'Italia, insomma sei qui da diversi anni, ci racconti un po' le varie tappe italiane, ma anche i primi calci dove li hai dati, ecco. Sì, so, in Italia sono da tanto, già quasi 8 anni, quindi il percorso è stato, cioè comunque ho girato un po' in tutta Italia. Però, cioè, mi sono più stato meglio a Lecce, che mi sono trovato lì molto bene e ho girato un po' in tutta Italia, quindi comunque bello. L'Italia è la tua seconda casa, il Pordenone è la tua nuova casa, quindi insomma, ribenvenuto. Sì, sono contento che sarà la mia seconda casa, il Cosa Pordenone. diciamo ai tuoi nuovi tifosi? Forza Ramari, forza Pordenone, ci vediamo presto allo stadio.